grandi e splendide fotografie di fondali marini e pesci variopinti, immagini proiettate su schermi di ultima generazione, oggetti legati alla scoperta delle profondità marine come scafandre e attrezzature. Il tutto per far conoscere ai visitatori le meraviglie del mondo sottomarino, in particolare del Mar Tirreno, che si offre con aspetti di una bellezza inaspettata. È questa la mostra Mare Nostrum, organizzata a Cecina, in provincia di Livorno, dalla Fondazione Hermann Geiger e curata da Vittorio Riguzzi, responsabile progetti culturali della Fondazione. Il percorso espositivo presenta una serie di suggestive immagini scattate da due esperti fotografi subacquei, Matteo Moscatelli e Sauro Gennai, che raccontano i fondali marini di diverse aree geografiche del mondo, con particolare attenzione al Tirreno e ai suoi tesori archeologici sommersi. Il mare è una risorsa inesauribile che abbiamo la tendenza a trascurare, anche se è frequentatissimo per via della villeggiatura, del fatto che si va al mare appena si ha un momento libero, però pochissimo si sa di questo fenomeno, di questa forza che occupa il 71% della superficie terrestre e che è piena di tesori anche artistici, no? L'arte della natura sommersi, ma anche di tesori culturali, perché, come dimostra il relitto Perelli che abbiamo messo in esposizione, sono tantissime i pezzi di storia, sono tanti pezzi di storia che sono sepolti dentro il mare, da cui avremo molto da imparare sulla nostra vicenda umana. Questo evento espositivo, imperdibile per tutti gli appassionati, è stato organizzato dalla Fondazione Geiger, che mira a diventare sempre di più un punto di riferimento sul territorio per quanto riguarda la promozione sociale e culturale. La mostra Mare Nostrum rimarrà aperta nella sala delle esposizioni della Fondazione in corso Matteotti 47 a Cecina fino al 31 agosto, dalle 18 alle 23, con ingresso libero.